Allora, Guida Venimoni d'Italia e Merano Wine Festival è un legame che dura da tantissimi anni. Storicamente noi qui abbiamo sempre presentato in anteprima la guida. Quest'anno non lo facciamo per questioni di spazi, nel senso che le aziende da premiare sono tante, quindi in realtà ci sposteremo a Roma il 3 dicembre, ma siamo comunque presenti con quello che è il nostro banco di degustazione Enoteca Italia, che è un banco che portiamo avanti da tanto tempo e che è cresciuto nel corso degli anni perché ha raccolto un po' l'interesse degli operatori e dei media per il fatto che consente di fare un giro d'Italia delle eccellenze vitivinicole in un solo spazio racchiuso, no? Per cui siamo presenti qui a Merano, abitualmente anche a Vinitaly in altre manifestazioni, e qui abbiamo 288 etichette e sono la prima tappa, qui è sempre stata la prima tappa del tour della nuova edizione della guida, per cui si possono assaggiare in anteprima quelle che sono alcune delle etichette selezionate. Ovviamente qui ne abbiamo 288, poi in realtà in guida sono circa 6.000, quindi è un piccolo spaccato che consente però appunto di fare questo tour di tutta Italia. Abbiamo anche una parte dedicata al metodo classico e il resto dedicato ai vini da vitigni autoctoni, che è la particolarità della nostra guida da sempre. Quest'anno oltretutto festeggiamo la 20ª edizione, quindi insomma 20 anni di promozione di vini da vitigni autoctoni anche qui a Merano. Sì, ieri abbiamo consegnato un premio speciale, è stato un po' il nostro modo quest'anno di essere in teatro, no? Perché durante il Gala Event, appunto, che è stato nel Teatro Puccini, che era il posto dove abitualmente facevamo la presentazione, abbiamo consegnato un premio a Gerry Scotti. Gerry Scotti che firma una linea di vini che realizza con la Cantina Giorgi, inoltre Po Pavese, che è il suo territorio, e quest'anno oltretutto ha ricevuto la corona con l'Oltre Po Pavese Brut Metodo Classico, appunto firmato Gerry Scotti. La corona è il riconoscimento massimo che viene assegnato dalla Guida Vinivoni d'Italia, e durante il Gala Event l'abbiamo premiato come ambasciatore del vino italiano e del territorio dell'Oltre Po, perché appunto con la sua figura e la sua passione dà un contributo alla diffusione della cultura del vino italiano e dei suoi territori vitati. Allora, devo dire che sempre di più, anche sul mercato internazionale, fortunatamente c'è una ricerca di tipicità e quindi i vitigni autoctoni sono sempre più ricercati rispetto a quello che era un trend che aveva un po' rischiato di farci perdere quella che in realtà è una biodiversità, è una ricchezza di proprio di vitigni autoctoni che è unica al mondo, perché noi abbiamo più vitigni di Francia, Spagna e Germania messe assieme, quindi era sicuramente una ricchezza che sarebbe stato un peccato perdere. Quando è nata la guida nel 2004, in realtà la tendenza del mercato richiedeva altro e quindi tanti avevano cominciato ad abbandonare quelli che erano vitigni storici e tradizionali, magari anche più difficili da portare avanti per certi versi, per impiantare invece vitigni internazionali, perché il mercato, diciamo, andava un po' in quella direzione lì. Fortunatamente poi questa tendenza è cambiata, noi abbiamo cercato di dare il nostro contributo appunto facendo nascere questa guida per cercare di dare risalto a quelli che erano vitigni anche molto poco conosciuti, perché poi parliamo anche di realtà molto piccole con produzioni sia da un punto di vista, come dire, territoriale, quindi di ettari proprio vitati di certi vitigni, sia a livello di produzione. Però il mercato in questo senso, e soprattutto il mercato internazionale, che poi per forza di cose guida un po' anche le scelte di quelli che sono i produttori, è andato in questa direzione, quindi c'è stato un bel recupero di vitigni che avevano quasi rischiato di scomparire, e c'è sicuramente una richiesta molto presente in questo momento di questi tipi di vini, cioè di vini che parlano effettivamente di territorio molto più di altri, perché sono insomma, storicamente lì da più di 300 anni, che è quello che è un po' il nostro discrimine per definire un vino da
da vitigno autoctono e che di conseguenza sono quelli più vocati a raccontare al meglio il territorio e anche a sposarsi al meglio con la gastronomia, perché poi abbiamo la fortuna anche dal punto di vista gastronomico di avere una ricchezza incredibile in tutta Italia, e gli autoctoni sono alla fine quelli che meglio si sposano con i piatti e la gastronomia del territorio, per cui chiudono un po' il cerchio di quello che è ciò che all'estero ci invidiano un po' tutti, voglio dire, chi viene in Italia viene per la cultura, ma viene anche spesso e molto di più ultimamente per la gastronomia e per il turismo gastronomico. Quindi sicuramente questo da un punto di vista del mercato è una freccia al nostro arco importante.